Riccardo Spoti e mi occupo di pesca dalla barca in mare. Abito a Firenze, ma le mie zone di pesca sono l'arcipelago toscano e il nord della Sardegna. Collaboro con un lodge di pesca all'Isola d'Elba. La mia passione per la pesca è nata diversi anni fa in acqua dolce. Infatti, abitando a Firenze, la mia palestra principale era il fiume Arno, dove ho potuto in qualche maniera portare avanti appunto questa grande passione che tuttora mi lega all'acqua in generale. Il primo giorno di pesca sicuramente, come credo la maggior parte dei pescatori, è per me un ricordo indelebile che sicuramente ha segnato la mia vita di pescatore, in quanto ho pescato casualmente un barbo, che è un tipico pesce dei nostri fiumi, o perlomeno lo era, e solo il vedere la sua livrea così brillante, così particolare, mi ha entusiasmato fin dal primo giorno. La pesca per me è un modo di mantenere un contatto particolare con quelli che sono tutti gli eventi naturali, e credo sia un sistema straordinario per mettere a frutto tutta l'intelligenza di una persona, quelle che possono essere le strategie legate a una sorta di sopravvivenza, anche se può essere una parola grossa così, sopravvivenza, però sicuramente ci lega a degli istinti ancestrali che indubbiamente con la pesca riusciamo a regolare con la nostra intelligenza. Non ho mai praticato sport e gli hobby preferiti sono sempre stati per me la pesca e la caccia, proprio perché mi sento a cospetto della natura, anche se un fruitore molto egoista, però in pace con quelli che sono i miei sensi. Fortunatamente in famiglia sono stato fin dall'inizio molto compreso e ho potuto appunto sviluppare questi miei interessi fino a farne una professione. A me piace tantissimo la pesca in solitario, perché indubbiamente mi permette di gestire le mie idee, il mio tempo con grande tranquillità. Purtroppo negli ultimi mesi, negli ultimi anni, sono sempre più rari i momenti in solitaria, in quanto accompagnando appunto i pescatori a pescare non ho quasi mai il tempo di potermi dedicare da solo alla pesca. Anche se indubbiamente trovo soddisfazioni di altro genere accompagnando le persone, cercando di conferire le mie esperienze alle altre persone. Però una bella pescata in solitario spero di farla più presto, perché le emozioni che ti regala indubbiamente sono straordinarie. Io ho partecipato a diverse competizioni in mare, ma devo dire, devo essere onesto, non è la mia massima aspirazione, in quanto io non sono molto competitivo verso il prossimo, ma verso la pesca, verso il pesce, verso le situazioni che si vengano a creare. Preferisco dividere le emozioni con tutti i partecipanti dell'equipaggio. Ma io ho pescato in tanti posti bellissimi. Dire qual è il posto più bello mi resta molto difficile, anche perché ho pescato in posti bellissimi, diversi di caratteristiche l'uno rispetto all'altro. Quindi mi resta veramente molto difficile dire, anche perché il nostro Mediterraneo è meraviglioso. Meraviglioso in tutte le sue latitudini e longitudini. Ma il pesce che preferisco, devo dire in maniera più assoluta, è la ricciola. Questo gran bel pelagico dei nostri mari, la regina dei nostri mari, che ci regala delle emozioni indescrivibili, anche perché il combattimento ti dà un'adrenalina senza limiti, e devo dire anche un pesce che ha un comportamento che spesso e volentieri va capito, compreso. È una sfida, è una bellissima sfida, un bellissimo pesce dei nostri mari. Senza nulla togliere ovviamente anche altri predatori, come il dentice, come il tonno stesso, che sicuramente è più potente, più forte. Ma la ricciola per me è il pesce per eccellenza.
Per me l'allenamento in pesca è una cosa molto importante, perché per completare un pescatore la fase preparatoria, qualsiasi essa sia, è fondamentale. Quindi per me l'allenamento non è soltanto uscire in mare, trovare nuovi spot, nuove tecniche, ma è anche fare dei nodi a casa, trovare nuove soluzioni, nuovi rig, nuove strategie per poter poi pescare il giorno dopo. Quindi la fase pre-pesca per me è fondamentale. Quindi dedico moltissime ore del mio tempo all'allenamento. Spesso quindi riesco a mantenere anche nella battuta di pesca tutta la strategia e i propositi che mi sono in qualche maniera creato, imposto il giorno prima. Ovviamente gli eventi naturali la fanno sempre da padrona, quindi è sì importante prepararsi, però è anche importante saper all'ultimo momento cambiare metodo e strategia. Consiglio tantissimo di iniziare i propri bimbi alla pesca, che sia in mare o in fiume, perché è un modo estremamente naturale di sviluppare quelle che possono essere le caratteristiche delle persone in un contesto straordinario, quale quello dell'acqua in generale. Quindi anche mio figlio, io ho cominciato a portarlo fin da piccolino a pesca nel laghetto, nel fiume, adesso in barca, e lo vedo crescere con grande gioia, perché spesso e volentieri prende anche qualche pesce più di me. Di conseguenza ho visto che ha cominciato proprio a sviluppare i sensi in generale, e ne sono ben contento. I consigli che posso dare ai pescatori sono senz'altro quelli, come ripeto, di prepararsi benissimo, di porre grande attenzione alla preparazione, perché il pesce grosso si pesca il giorno prima.